Dall'ultimo incontro pubblico che c'è stato tra candidati a sindaco di San Bartolomeo al Mare sono emerse alcune similitudini sui programmi elettorali. Sono contento che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni abbia ispirato altri candidati. La nostra lista nasce da un gruppo di cittadini che da anni cerca concretamente di trovare soluzioni ai problemi di San Bartolomeo. Sono professionisti, avvocati, commercialisti, geometri, imprenditori agricoli, cittadini con gli occhi aperti che conoscono veramente il territorio. Si sono attivati insieme a parte della minoranza per organizzare incontri pubblici per informare le criticità e le possibilità. A gennaio abbiamo fatto un convegno sulla ciclabile, invitando chi gestisce già la tratta. Il presidente di DMO, che si occupa di promozione turistica della provincia di Imperia, è un esperto di marketing turistico. Sulla base di quell'esperienza abbiamo costruito il nostro progetto di sviluppo parallelo alla ciclabile, coinvolgendo l'entroterra e le strutture sportive. Ad aprile abbiamo organizzato un convegno sul verde pubblico, dove abbiamo dimostrato che esiste un altro modo più efficiente e più economico per gestire e progettuare il verde cittadino. Per noi questo non è uno slogan di campagna elettorale, ma è semplicemente un metodo di lavoro. La nostra amministrazione darà risposte immediate ai problemi piccoli e grandi. L'idea che abbiamo costruito in questi anni di una San Bartolomeo che deve svilupparsi avendo bene in mente l'obiettivo a lungo termine, che è quello di avere una città collegata tra costa ed entroterra con percorsi che uniscono tutte le strutture già esistenti. Faccio un esempio pratico: il porticciolo e le zone adiacenti da molti anni non rispondono alle mutate esigenze della clientela dei residenti. Il porto necessita di una riorganizzazione, ad esempio lo spostamento dei locali tecnici, la creazione di uno scalo per le manifestazioni, l'ampliamento e la razionalizzazione delle strutture per le società sportive e altro ancora. Siamo assolutamente contrari a proposte che nulla hanno a che vedere con i reali bisogni della zona. Ad esempio, come fare un enorme parcheggio riservato agli utenti del porto, oppure creare un'area cantieristica per la nautica a due passi dalla passeggiata. La nostra idea è quella di riqualificare l'intera area con progetti che vanno dall'ampliamento della capacità di ormeggio del porto stesso, con interventi che si ripagherebbero nel giro di pochi anni, passando dalla creazione di una zona adibita a parco con percorsi salute che possa completare quell'offerta di benessere che passa dagli sport legati al mare alle spiagge. Il lungo fiume deve essere riprogettato perché si renda gradevole raggiungere gli impianti sportivi e l'area manifestazioni. Quindi un progetto organico che ha come punti di forza che i marciapiedi siano riparati, che non ci siano buche sulle strade, che ci siano bagni pubblici, posteggi degli autobus fuori dalle vie cittadine. Ci saranno anche interventi che non si vedono, ma che sono vitali, e parlo dei sottoservizi, delle reti delle acque bianche, che vanno potenziati in alcuni punti. Parliamo di riattivare concessioni demaniali per uso irriguo delle campagne. Chiaramente una città più efficiente richiede manifestazioni adeguate per allungare la stagione prima e dopo l'estate. E anche qui abbiamo delle proposte che guardano al nuovo turista che vorremmo, ma anche ai residenti che meritano una città più stimolante. Parliamo di un sacco di lavoro, ma che abbiamo ben chiaro e non ci spaventa. Reperire i fondi non è questione di amicizie, bisogna essere informati sui bandi e avere i progetti pronti. E noi li abbiamo. Dobbiamo creare relazioni economiche con i comuni vicini per ottimizzare le risorse. C'è tanto lavoro da fare e non vediamo l'ora di cominciare.